Hola Luchadores, ben ritrovati dal vostro Silver dopo che ha dato dibattito su Trials Fusion. Veramente vi consiglio di andarvi a vedere quell'episodio perché ho veramente perso la brocca. Eccoci a snervare, rilassarci tranquillamente con The Binding of Isaac. Cosa c'è di più rilassante? No, nulla, vero? Ok, allora dobbiamo continuare il viaggio della nostra Magdalene. Riusciremo a combinare qualcosa di decente? Allora, vediamo. Ci aspettava quella stanzina qui. Cos'è sta cosa? Sono. Ok, un troglodita che ha lasciato in giro una mano destra. Va bene. È alquanto sinistra come cosa? Concedetemelo. Ok. Ok, no, buonini, che abbiamo pochissima, pochissima energia, non ci posso credere. E mo? Ok, temevo che non arrivasse il colpo fino ai ragnetti, e sono un po' più ostico. Yeah! Quanta felicità! Vabbè, però abbiamo colpi abbastanza potenti, dai. Ce la possiamo cavare anche a sto giro. Senza troppe brutte sorprese. Ce la rischia. Oh! Io ho preso il cuoricino e la porta si è chiusa. Questo gioco nel suo piccolo è dannatamente fantastico, perché ogni singola partita ti fa imparare qualcosa di più, ti dà un indizio in più su quel cavolo che devi fare per portare a casa le chiappette. Non ce n'è, questo gioco è permeato di genialità. Allora, così, e voilà. Vediamo se riusciamo a pigliarla. Sì, buono così. E che abbiamo moltiplicato nulla. Bene, abbiamo moltiplicato tutto il nulla del mondo, allora abbiamo molto più nulla di prima. Lo so che siete invidiosi, ma non ve ne darò nemmeno un po'. Me lo terrò tutto per me. Oh yeah, vediamo la mappa, abbiamo esplorato tutto tranne quella stanzina che ci si è chiusa davanti al faccino. Pace. L'avvozzo. Porco cacchio. Eccola. È fastidiosissimo questo boss. Davvero, davvero fastidioso. Hello, fantastica. Grazie, la batteria ci voleva proprio. Eppure fortuna e chiavi a vanvera. Che vogliamo di più? Via, uno zompo si risalta nella botola. E vediamo di completare anche questo dungeon qui. Come vi dicevo prima, ho smattato di brutto con Trials Fusion. Quel gioco mi sta piacendo da matti. Finirò col giocarci anche off screen per forza, perché veramente dovendo impiegare 3 ore per caricare un video di 15 minuti, sono vincolato a fare 15 minuti di Trials Fusion al giorno, se tutto va bene. È troppo poco perché diventerà ben presto una droga. Lo so, non posso mentire, è così. Ok. Stavo cominciando a farmi delle domande sul dove fosse ciò che mancava e l'abbiamo scoperto a breve. Mannaggia il pigiamino assassino! Te pozzino! Vabbè. Vaffanfischio e vaffanfischio doppio. Quantomeno non ci ho rimesso completamente in tema di bombe.
questo gioco è bastardo, non ce n'è, è veramente bastardo. Allora, con 3 monete potremmo prendere quella pillola, quindi non prenderemo nulla. Delle pillole purtroppo mi fido poco, anche di quelle di cui conosco gli effetti, faccio volentieri a meno. Come mi insegnate voi, comunque sempre meglio pillole che supposte. Ammazza! E farti vedere da un dottore bravo? Bellissimo, hanno sputazzato solo sui sassi. Facessero sempre così, sarebbe un festone. Allora, i mezzi ciccioni andati. Oh, ancora. Peccato che qua non ci sono i sassi. Già fatto? Sto iniziando a preoccuparmi. Mi sembrava strano. Era tutto troppo bello. E con due soli cuoricini e mezzo, veramente non si sta tranquilli, eh? Ve lo garantisco. Allora, abbiamo lasciato dietro un po' di roba. Direi che un'occhiatina vale sempre la pena di darla. Anche se leggendo le descrizioni dei personaggi sbloccabili, non mi ricordo il nome, perdonatemi, ma mi ricordo a malapena quelli che uso, c'è un personaggio che si sblocca solo quando completiamo due dungeon senza subire danni. Quindi, ok, fantastico, questo mi piace. Quindi al prossimo turno, lo dico già, ci cimenteremo in una sorta di speedrun che ci dovrebbe portare a sbloccare quel personaggio. Ecco, tu sei una nostra carissima vecchia conoscenza, e anche se non ci rincontriamo più. Ok, fantastico, questa calamita io l'adoro. Risolve, risolve, è poco impegnativa. Se poi avete degli ospiti a casa è fantastica, perché potete anche applicarla al frigo, oltre che usarla per raccattare gli item. E soprattutto non funziona con gli item negativi, che non è una cosa da disprezzare, visto che abbiamo a che fare sempre comunque con un gioco in cui tutto tende a farci del male gratuito. Ma vaffan, ce la stavamo cavando abbastanza bene, figurati se non deve arrivare sto cotrione finnico. Ah, maledizione. Yuhu, intestini e ragnetti, bene, cosa volere di più? Una caccona gigante! Ecco cosa volere di più! Non ve l'aspettavate, lo so che non ve l'aspettavate. L'avevate chiesta per Natale, ma oramai non ci credevate più. Però vedete che a fare i bravi bambini si prendono anche le bombe nel sedere. Tutto sto giro per venire a farci scoppiare una bomba in faccia. Fantastico, 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 semplicemente fantastico. Mi sorge un fantastico dubbio. Ok. Finora l'intuito non mi è servito assolutamente a una secchia con questo gioco. Laddove ho sbirciato la mappa per rendermi conto di cosa potesse offrire nel vicolo successivo, non mi sono ritrovato ad avere a che fare con niente di veramente interessante. Allora, vabbè, bombe ne abbiamo, ne butto una pure qui. Benissimo, perché ogni tanto capita che facendo esplodere delle rocce così a caso si sblocchino delle botole che danno accesso a livelli con grafica laterale che sono quasi unicamente popolati da bonus interessantissimi. Cazzarola, me l'ero dimenticato che questo sputazza così. Dobbiamo riuscire a provocarlo senza farci beccare. Dai, 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 dai.
dai, dai, dai. E anche questo è andato. Attenzione, ci ritroviamo al fantastico cospetto del satanaccio, che alla modica cifra di un cuoricillo ci offre un po' di compagnia. Beh, dove la prendiamo, visto che abbiamo trovato anche un cuoricillo nel camino? Certo, un cuoricillo di quelli che non si rigenerano, però schifo non fa. Andare in giro con un amichetto, ecco, intanto notiamo sempre con grande gioia che continua l'episodio di Magdalena in versione Giulia, passione e mestruazioni. Guardate come sbratto bene il pavimento. Allora, diamo solo un'occhiatina all'area circostante, perché oramai è fantastico, un livello poco impegnativo, sobrio, pieno di amiconi. Okay, ecco, fanculo. Benissimo, vi siete beccati in omaggio una stanzina odiosa, seguita da una stanzina peggiore. Ammazza, che casino. Ok, non è poi così ingestibile. Uno di qua, uno di là, uno di qua, e questo lo aspettiamo al varco. Bravo Silveraccio, mettiamo una bomba qui, ho rischiato di farlo esplodere sulle gengive. Ok, benissimo, nulla di fatto, una bomba nulla facente. Un'ultima stanzina e poi ci salutiamo. Intanto, se sopravviviamo, ecco, mannaggia a me, no, ce ne sta ancora una. Tanto che ci salutiamo, questa stanza è la fotocopia di quella di prima, quindi speriamo di cavarcela esattamente come prima. Io, come al solito, vi invito a lasciare un bel polliciazzo lì su per il vostro Silver e il suo fantastico canale di video gameplay. Vi invito a iscrivervi al gruppo di Silver Player su Facebook. Vi invito a condividere i video con i vostri amici e io mi auto invito a farne sempre di più. Oh, che bello sbrattamento. Vabbè, vado a cercare un mocio, eh. Alla prossima, ciao a tutti.